Carissime e carissimi, eccoci di nuovo al nostro appuntamento, 5 minuti in dialogo con l'Europa, in diretta dalla sede di Bruxelles del Parlamento europeo. Matteo Renzi, il nostro Presidente del Consiglio, ha dichiarato l'altro giorno: non vogliamo vivacchiare rispettando i comodi dell'asse franco-tedesco. Vivacchiare per un anno aspettando che la Francia e la Germania abbiano risolto i loro problemi elettorali, in questi paesi il prossimo anno si vota. Sono d'accordo con lui, l'Europa è in crisi, l'arte di rimandare i problemi rischia di farla esplodere. Oggi servono coraggio, solidarietà e assunzione di responsabilità. Basta, ha ragione Renzi, con i vertici inutili, i documenti fotocopie che elencano i problemi e non le soluzioni. I cittadini dell'Unione ci chiedono di mettere al primo posto la lotta alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile, e insieme ai colleghi del Partito Democratico sosteniamo la proposta del governo italiano e del ministro Padoan di un sussidio europeo sulla disoccupazione, un fondo che garantisce risorse ai paesi colpiti da forti aumenti della disoccupazione. Dove prendere queste risorse? Combattendo l'evasione fiscale. L'Apple, che paga in Europa per ogni milione di profitti 50 euro di tasse, è una vergogna, non è più tollerabile. In Parlamento, venendo all'attività di lavoro, mi sto occupando come relatore in Commissione Ambiente di un tema strategico, quello della logistica e dei trasporti multimodali all'interno dell'Unione Europea. La catena logistica rappresenta il 13% del PIL dell'Unione e incide per circa il 15% nel prodotto finale e nel costo finale dei prodotti. È fondamentale intervenire per garantire trasporti più sostenibili dal punto di vista ambientale, per ridurre le emissioni di gas serra, l'inquinamento acustico e la congestione del traffico, soprattutto nelle aree urbane dove vive la maggioranza dei cittadini europei. In che modo? Promuovendo l'uso di carburanti alternativi, i veicoli elettrici. Bisogna trasferire il traffico delle merci, che oggi è prevalentemente su gomma, su strada, sulle ferrovie, alle ferrovie. Ciò richiede investimenti in innovazione tecnologica e un sistema di tariffe basato su un criterio molto semplice: chi inquina paga. Sul tema ho organizzato un incontro dibattito in Parlamento insieme alla collega spagnola Ines Ayala Sender e i rappresentanti delle associazioni europee della logistica. Sul mio sito www.damianozoffoli.it trovate alcune parti di questo confronto dibattito. Vi volevo poi dire che in questi giorni ho firmato una lettera proposta dalla collega Alessia Mosca alla Commissione per chiedere che l'accordo economico e commerciale fra l'Unione Europea e il Canada, noto come CETA, sia preceduto da un voto del Parlamento europeo prima dell'entrata in vigore. Quello che vogliamo evitare è che un singolo Parlamento nazionale, attraverso il meccanismo del potere di veto, possa tenere in scacco l'intera politica commerciale dell'Unione, che rappresenta ancora una delle poche forze di crescita economica di cui disponiamo, a patto che naturalmente vengano garantiti gli standard europei di rispetto della qualità delle merci importate, soprattutto per quel che riguarda gli alimenti e i diritti anche dei lavoratori. Sempre a proposito di commercio, una buona notizia per oltre 150 aziende ceramiche italiane che occupano 20.000 e più lavoratori, in larga parte proprio in Emilia. La proposta di un anno dei dazi doganali nei confronti delle piastrelle importate dalla Cina, piastrelle di qualità decisamente inferiore, a costi che non coprono nemmeno le spese di produzione. Si tratta chiaramente di una concorrenza sleale,
dovuto al fatto che quella cinese non è un'economia di mercato, un'economia libera, ma è un'economia fortemente sovvenzionata, drogata dallo Stato. Continueremo a lavorare per tutelare le produzioni europee di qualità anche nei settori dell'acciaio, della carta, della chimica, delle biciclette, settori che sono esposti a questa concorrenza sleale cinese. Un pensiero poi ai nostri giovani. Voglio di nuovo segnalarvi un'importante opportunità di lavoro al Parlamento europeo, rappresentata dai tirocini del programma Schuman, 600 posti retribuiti per i ragazzi e le ragazze dell'Unione Europea per lavorare 5 mesi al Parlamento Europeo. La scadenza del bando è il 15 ottobre, mezzanotte, e il periodo del tirocinio sarà dal 1 marzo al 1 luglio 2017. Sul mio sito internet trovate tutte le informazioni. Per qualsiasi richiesta scrivetemi all'indirizzo damiano.zoffoli@ep.europa.eu. Un caro saluto ed arrivederci.